Buon salve a tutti! Oggi siamo tornati dopo un bel po' di tempo su FaceApp perché mi sono chiesto, visto che l'altra volta ci siamo chiesti come fossero gli youtuber ragazzi da donna, questa volta mi sono chiesto come fossero le youtubers barra streamer donne da uomini. E niente, oggi scopriremo 6 streamers barra youtubers trasformati in niente poco di meno che uomini. E chissà cosa uscirà. Niente, prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su tutti i social, se ancora non l'avete fatto, e di lasciare un bellissimo like. Ok, direi di iniziare con la prima streamer, penso la conosciate tutti, la grande Bugalalla. Come fosse Bugalalla da uomo? Chi lo sa? Ecco qua, HD uomo. Vediamo un po'. Ma che cazzo? Allora, devo dire, non è niente male. I capelli accorciati così sono un bacio. Però quell'occhio, quell'occhio, mamma mia, sembra un occhio modificato. Sì, perché praticamente ha dovuto rimuovere il capello, però comunque l'occhio è rimasto più o meno così. Però dai, si nota che è un po' un viso femminile, perché c'ha la forma di un viso femminile. Però devo dire, non è niente male, non è niente male. Che voto dare a questa trasformazione? Dai, bell'8 ci può stare, 7, 8 ci può stare. Poi mi scrivete nei commenti a fine video qual è quello più decente, qual è la trasformazione con cui vi mettereste, ecco. Andiamo alla prossima. Niente poco di meno che Kafkania. Proprio lei. Perché ho scelto lei? Boh, perché era una che mi è venuta in mente. Ho detto perché non inserirla in mezzo a questa trasformazione. Ovviamente le foto che ho scelto sono quelle un po' più decenti, perché la maggior parte o si vedono le zinne o comunque non era in posizioni adatte per fare queste trasformazioni. Vediamo un po' come fosse Kafkania da uomo. HD uomo. 3, 2, 1. Oh mio Dio. Ok, è un po' strana. È un po' strana da guardare perché c'ha gli occhi praticamente suoi da donna. Non saprei dirti con la precisione. Se cambiamo un po' gli occhi, sembro io praticamente. Sembra la mia versione maschile. Cioè io praticamente sono Kafkania al maschile. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Plot twist. Beh, questo un 6, cioè non si merita più di altro. Vediamo un po' se faccio cambio sesso. Che succede? Ma che ca... C'è proprio una trasformazione drastica. Qua le è cresciuta direttamente la barba. Non sarebbe malvagio Kafkania con la barba? Un prossimo cosplay da uomo ci starebbe, ci starebbe. Non è malvagio, però sempre quegli occhi un po' lucenti da donna. Devo dire, non è niente male. Ma non abbiamo visto ancora il peggio. Il peggio deve ancora venire. La prossima, niente poco di meno che proprio lei, Kodomo. Come fosse Kodomo da uomo? Lo scopriremo. Bene, nel mentre ho sputato nello schermo del telefono, ma sono detto tagli. Ecco qua, HD uomo. Vediamo un po' la trasformazione. Oh mio Dio. Allora, non è malvagissimo, però sembra che quell'occhio abbia preso la congiuntivite, cioè c'è stata una trasformazione drastica. Beh, i capelli non sono niente male, a dir la verità, però ripeto, sono sempre gli occhi quelli che non vanno molto bene. Se fosse uno streamer, beh dai, lo potrei seguire tranquillamente. Non è male. Che voto dare a questa trasformazione? Un 6/7, cioè non abbiamo visto ancora la trasformazione, quella giusta, quella perfetta. Vabbè, d'altronde tutte le foto che ho trovato di queste streamers barra youtuber e avevano tutti il trucco, quindi ci arrangiamo con queste trasformazioni fatte un po' così. Beh dai, ci sta, dai, questa forse è una delle trasformazioni un po' più decenti. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Come prossima abbiamo Immorta, proprio lei. Qui sarà difficile la trasformazione perché è truccata. Cioè, cosa dovrebbe trasformare? Ho un po' di paura. Vediamo un po'. Ci sto mettendo un po' a applicare il filtro. Oh mio Dio! No, che cacchio ho fatto? What the fuck? È proprio cambiata. Ripeto, l'unica cosa sono quegli occhi. Gli occhi nella trasformazione hanno qualche problema. Si passa da così a così. Devo dire, mi aspettavo peggio nella trasformazione. Mi aspettavo peggio. Non so che cosa è successo. Si è ingrandita un po' la faccia. Ho visto di peggio in vita mia. Ho visto di peggio. Dai, questo è andato abbastanza bene. Un bell'8 se lo merita come trasformazione, dai. Oh, FaceApp sembra un passo avanti con le trasformazioni. Provo solo per curiosità a provare quest'altro filtro. Cambia sesso. Vediamo cosa succede. Bene, se si muove ad applicare il filtro, FaceApp mi fa un piacere. Niente, FaceApp.exe ha smesso di funzionare.
Mi sa tanto che tutte queste trasformazioni non fanno bene a FaceApp. Oh! Abbiamo rotto l'app, abbiamo rotto. Niente, non possiamo vedere questa bellissima trasformazione. Dai, ci accontentiamo di questo. Quello che possiamo fare è accontentarci. Però dai, devo dire che non sta malissimo. Poi ovviamente ha trasformato i capelli in maglia. Cioè il colore dei capelli in maglia è top. Ma andiamo avanti. La prossima streamer barra YouTuber. Beh, potevamo non metterci lei, ovvero Violet. Come fosse Violet da uomo, visto che ogni tanto sembra un po' il classico ragazzo medio. Vediamo un po'. Momento, 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 momento. La trasformazione più brutta che io abbia mai visto. Cioè, praticamente il capello a lato si è trasformato in questa cosa. In un aborto. Che cacchio è successo durante la trasformazione? No, questo non ci sta, dai. Si vede palese che c'ha la mascella da donna, proprio il viso da donna, però con capelli corti alla barba, cioè non ci sta. Non ci sta, sembra una trasformazione fatta male. Non mi piace, io darei 5/6 a questa trasformazione, a dir la verità. Non mi è piaciuto per niente. Forse qua un po' ci siamo migliorati nel cambio sesso. Non so perché tra HD uomo e cambio sesso varia. Ci sono due tipi di uomini. Beh dai, qui non è malvagio questa barba più folta. Forse qui si salva un pochino. Non è niente male. Qua, rispetto a HD uomo, che veramente no, questo proprio no. Beh, d'altronde pure io ho scelto una foto decente per fare questa trasformazione, ma era l'unica foto decente che esisteva su tutta Google. Non è facile scegliere anche le immagini. Poi aspetto comunque i vostri voti nei commenti. E siamo arrivati all'ultima di oggi. E chi poteva essere se non Lilli Meraviglia? Vediamo un po' come fosse Lilli Meraviglia da uomo. Spero decente. Ma non è cambiato niente! Ma non è cambiato niente! Cioè, sono cambiati solo gli occhi e accorciato un po' i capelli ai lati. Ma questa è una presa per il culo. Ma questa è una presa per il culo! Ma ci sta trollando quest'app. Vediamo un uomo normale. Non cambia niente, raga. Vediamo almeno il cambio sesso se succede qualcosa, qualche trasformazione. Cioè, praticamente in questa trasformazione le ha aggiunto la barba. Vabbè. Beh, vista così mi sembra un po' quella cantante che andò all'Euro Song Vision con Cita. Non mi ricordo come cacchio si chiama. Lei praticamente è uguale. Di cantare canta. Quindi un bel cosplay di Concita ci sta. Questa proprio non ha fatto granché la trasformazione. Che cosa mi cambia da così a così? Non mi cambia niente. Che trasformazione mi fai? Questa è stata la peggiore, devo dire la verità. E niente, questa era FaceUp. Io direi di chiudere qua il video. Ho fatto il mio anche oggi. Spero che vi sia piaciuta. Like, iscrivetevi al canale. Seguitemi su tutti i social, mi raccomando. Scrivetemi anche nei commenti le votazioni delle trasformazioni. Noi ci vediamo alla prossima.